Mi sto per infilare nella porta del camerino del dottor Alberto Munafò. Dunque. Ma ho incidentalmente beccato il dottor Francesco Costa. Dottor Francesco Costa, lei è il maestro di coro del coro lirico. Coro lirico siciliano. Perfetto, ci dica qualcosa su questo coro, quando l'ha fondato, come ci si trova. Un attimo che le cedo il microfono. Grazie, il coro lirico siciliano è una delle migliori realtà d'Italia, siamo stati consacrati così quest'anno con la ida di Giuseppe Verdi al Teatro Greco di Siracusa, dopo 30 anni è ritornata alla lirica, siamo stati definiti così dalla stampa, non posso essere che orgoglioso, anche perché è un coro che si fonda esclusivamente sulla cura della vocalità e su una modalità tra virgolette ormai antiche di cantare, che era la modalità di canto d'opera, dell'opera, quindi fondata sulla ricercatezza della vocalità, sulla corretta emissione vocale, sulla corposità dei suoni e la rotondità. Questa sera avremo un grande evento perché oltre ovviamente alla stagione lirica c'è la stagione sinfonica e concertistica, quindi con due capolavori della musica del Novecento, quindi Karl Orff, Carmina Burana e Misa Criocia di Ramirez, di cui ricorre addirittura quest'anno il cinquantenario della composizione. Quindi un grande evento sinfonico corale a Siracusa firmato Coro Lirico Siciliano. Grazie. Grazie.